Questo programma è offerto da I carabinieri della stazione di Partanna Mondello hanno denunciato all'autorità giudiziaria 5 persone, tutte palermitane, per attività di gestione di rifiuti non autorizzate in concorso. Le prime 3 persone sono state sorprese all'interno di un'area recintata in Viale Regione Siciliana a Palermo, mentre erano intenti a smaltire rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da scarti di demolizione, costruzione e scavo. Da accertamenti, l'intera area adibita abusivamente a discarica è risultata di proprietà di uno dei denunciati, è così sottoposta a sequestro, unitamente all'autocarro Fiat e alla ruspa, utilizzati per trasporto e stoccaggio dei rifiuti. La seconda operazione è venuta sempre a Palermo, quando i militari della stazione carabinieri Partanna Mondello hanno sorpreso 2 soggetti in viale Cesare e Brondi, mentre smaltivano, all'interno di un'area recintata, adibita abusivamente a discarica a cielo aperto, diversi rifiuti speciali non pericolosi. L'intera area di 4.000 metri quadrati è stata sottoposta a sequestro, unitamente all'autocarro Fiat utilizzato per il trasporto dei rifiuti. Entrambi i mezzi sono stati affidati a ditte autorizzate per la custodia. Dopo gli incontri del 9 e 16 settembre, gli assessori alle politiche sociali, Maria Puleo, e alla pubblica istruzione, Rosanna Balistreri, hanno chiamato nuovamente per un ultimo appuntamento le associazioni e i dirigenti scolastici interessati al tema della distribuzione dei libri scolastici alle famiglie indigenti, per discutere di come distribuirli, ma anche di altre questioni inerenti il mondo scolastico. L'incontro si terrà mercoledì 24 settembre alle ore 11 nella sala giunta di Palazzo Butera. Le iniziative Doniamo un libro di testo e zaino e materiale scolastico, organizzate nei giorni scorsi, stanno producendo i loro frutti. Ora si tratta di aiutare veramente le famiglie, ha dichiarato l'assessore Puleo. Mi corre l'obbligo di ringraziare i dirigenti scolastici e le associazioni coinvolte, attive e molto collaborative. Sono stati arrestati 2 parcheggiatori abusivi nei pressi del Teatro di Verdura a Palermo, dove vi era la rappresentazione del musical Romeo e Giulietta. Al di fuori, 2 palermitani residenti allo Zen, uno di 52 e l'altro di 27 anni, stavano svolgendo abusivamente la mansione di parcheggiatori. Ormai, questa è un'attività divenuta proficua per le tasche di questi abusivi che chiedono la mancia in cambio di un'occhiata di favore. Ma c'è chi a questo pizzo dice no. Infatti sul posto sono intervenuti 2 agenti della polizia municipale che hanno cercato di bloccare quelli nella zona tra Villa Niscemi e via Villa Rosato. Ma i 2 posteggiatori hanno iniziato a inveire e a minacciare gli agenti, picchiando un vigile urbano il quale è finito in ospedale con una prognosi di 7 giorni. You sexy sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.
Il comune di Casteldaccia ha informato la cittadinanza che martedì 23 settembre 2014 alle ore 14:30 presso il centro diurno comunale di via Ugo l'Amalfa, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale, sarà riproposto il servizio di microcippatura dei cani, affinché possa essere regolamentata l'anagrafe canina casteldaccese, al fine di combattere il fenomeno del randagismo. Per agevolare lo svolgimento del servizio, si consiglia di prenotare al numero di telefono 347 5868 613. Una partita ricca di emozioni fino alla fine, è così che si può sintetizzare in breve il match casalingo del Palermo contro l'Inter di Mazzarri. I rossi infatti hanno sin da subito mostrato una grande maturità in campo, grazie al gol di Vasquez al terzo minuto. La grinta mostrata però alla fine non è bastata e il Palermo, anche in questa giornata di campionato, non è riuscito a portare a casa i 3 punti a causa del pareggio firmato Kovacic. Sul finale ancora tante emozioni, dell'espulsione del tecnico Iachini al miracoloso gesto di Sorrentino che salva, grazie a una straordinaria parata, il pareggio. Ma per la squadra la concentrazione deve restare alta, perché mercoledì ci sarà già un nuovo incontro, la trasferta al San Paolo contro il Napoli di Benitez. 2 punti divisi a metà per Catania e Trapani. Tra venerdì e sabato entrambe le squadre siciliane si devono accontentare del pari, però con spiriti diversi. Il Trapani di Boscaglia, impegnata nell'anticipo di venerdì a Carpi, riesce a portare a casa un punto prezioso conquistato grazie ad un'ottima rimonta concretizzata nei primi minuti del secondo tempo. I granata infatti già dopo 20 minuti si trovano in svantaggio di 2 gol per le reti di Gaiolo e di Di Gaudio. I siciliani sono distratti, ma grazie al gol di Barilla chiudono la prima frazione sotto di un solo gol. Nel secondo tempo l'esterno Nadarevic a portare sul 2-2 la partita e sulle ali dell'entusiasmo Boscaglia spinge i suoi a cercare 3 punti. Il gol sembra una questione di tempo, visto che gli ultimi 20 minuti del secondo tempo il Trapani si trova in vantaggio di un uomo, ma alla fine la rete non arriva, ma arriva la seconda espulsione per i padroni di casa che conservano il pari. Per i siciliani, ancora imbattuti, sono ora 8 i punti in classifica. Dall'altra parte dell'isola non sorride di certo il Catania, che non trova la vittoria nemmeno contro il Modena, che al Massimino monta un bunker difensivo che gli uomini del neomister Etneo Sannino non riescono ad espugnare. Né Castro, né Rosina, né Calaio riescono a battere il portiere dei Canarini. Migliore in campo al triplice fischio. Per i rossazzurri si smuove la classifica e rimane invariato il distacco della capolista Perugia, sempre a più 8. Prossimo appuntamento per la Serie B sarà martedì 23 alle 20:30 con il Trapani che sfiderà in casa l'Entella e il Crotone che ospiterà il Catania. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici, ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu!
si è disputata ieri a Misilmeri la 17ª edizione della Gymkhana Trofeo Carlo Costa, grazie all'organizzazione curata sin nei minimi dettagli dal team organizzativo misilmerese capitanato da Buonanno. La manifestazione è arrivata alla sua 17ª edizione ed anche quest'anno è stato un vero successo. Lo start della prima vettura per la Gymkhana in coppia è partita da Piazza Cosmo Guastella ed a seguire si è svolta quella individuale. I piloti hanno dimostrato la loro bravura tra i vari ostacoli posti dal percorso. Esilaranti momenti tra gli spettatori che hanno assistito a questa edizione della Gymkhana. La premiazione è poi avvenuta dopo la traversata delle auto d'epoca da Piazza Cosmo Guastella. Piloti e organizzatori ringraziano il comune di Misilmeri e i seguaci, dando appuntamento alla prossima edizione. Martedì 23 settembre 2014 alle 20:30 presso lo storico locale Villa Cavarret di Bagheria torna dopo la pausa estiva la promozione culturale di EOS Sicilia Magazine. Rilarte fanne parti è un invito a sostenere con il proprio lavoro la ripresa del territorio, un impegno che fa di ogni attività professionale uno strumento di sviluppo sociale e di incremento economico, da sempre in Sicilia rallentato da una crescita lenta e spesso tortuosa. La tanto attesa rinascita economica sarà presentata attraverso la testimonianza artistica dei talenti dell'isola, che dalla loro arte ne hanno fatto una professione, valorizzando l'immagine della Sicilia in Italia e all'estero. Ad analizzare l'influenza della promozione culturale sull'economia della Sicilia, Fausto Torta, presidente della Commissione Consiliari Beni e Attività Culturali del Comune di Palermo. Interverrà anche Nicola Farrugio, presidente dell'Associazione Albergatori Federalberghi Palermo, per un momento di approfondimento sulla valenza dell'attività turistica in Sicilia nello scenario attuale e nelle prospettive future. Le performance coreografiche e canore vedranno la partecipazione di Spazio Danza Villa Abate con coreografie di Teresa Sole e direttore scenico Gaetano Martorana, con la presenza dell'associazione Con Noi e Tutta Un'altra Musica diretta da Noemi Fiotti con vocal coach Benny Giaconia. Durante la serata un contributo video di Gio Patania, musicista indipendente, e la testimonianza imprenditoriale di Rosalinda Ferrante, giovane regista del film Mia figlia, finalista al Festival Internazionale di Imperia. L'attore Michela Livolzi leggerà in esclusiva per EOS Sicilia Magazine un brano tratto da novelle e racconti popolari siciliani di Giuseppe Pitrè. La presentazione, la moderazione e Rilarti fanni parti è affidata a Caterina Vitale in rappresentanza della classe imprenditoriale palermitana, novità voluta dal direttore artistico Maria Castello al fine di dare voce alle imprese e alle attività commerciali del territorio, autentici creativi dello sviluppo economico. L'evento è sostenuto da Maurizio Lesto, direttore di Villa Cavaretta, imprenditore siciliano sensibile alle tematiche sociali ed economiche della provincia. Coordinerà l'evento Tony Martorana, ideatore di EOS Sicilia Magazine. Come sempre, anche le telecamere di Canale 8 saranno presenti per raccontarvi l'evento. Il comune di Castelbuono si è assicurata la partecipazione alla prossima edizione del Salone Internazionale del Gusto Terra Madre, che quest'anno si svolgerà a Torino dal 23 al 27 ottobre 2014. La Kermesse, che è nata nel 1996, sarà un'ottima opportunità per far conoscere a livello mondiale i prodotti tipici del territorio madonita. Esso è dedicato ai produttori artigianali di cibo e vino proveniente dai 5 continenti e rappresenta un'occasione di scambio di esperienza per i produttori e coproduttori di tutto il mondo. L'iniziativa si svolgerà presso il Lingotto Fieri di Torino, dove saranno allestiti oltre 1000 espositori, tra cui 300 produttori dei presidi Slow Food e 400 comunità del cibo di Terra Madre, divisi per aree geografiche. La partecipazione al Salone del Gusto potrebbe essere una ghiotta occasione per le aziende del territorio, pertanto, contattando entro il 29 settembre l'ufficio attività produttive del Comune di Castelbuono o scrivendo un'email all'indirizzo di posta elettronica del sindaco, si potrà noleggiare un'area attrezzata, uno stand o una bancherella che decreterà ufficialmente la partecipazione da protagonisti all'intero evento. Questo programma è stato offerto da
prosperoso inizio di settimana a tutti gli italiani che seguono il meteo.it. Previsioni per lunedì 22 settembre 2014. Giornata prevalentemente soleggiata su quasi tutte le regioni e clima estivo praticamente ovunque. Ecco il dettaglio realizzato da ilmeteo.it. Al nord condizioni di bel tempo con cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Più nubi con occasionali piovaschi potrebbero interessare le coste venete. Al centro giornata in gran parte soleggiata, ma nubi intense raggiungono le Marche con alcuni temporali. Nubi anche in Sardegna, ma qui innocue. In nottata piogge più estese sulle coste adriatiche. Al sud qualche pioggia mattutina sulle coste campane, per il resto il sole sarà dominante a parte qualche nube in più sulla Sicilia occidentale ma del tutto innocua. I venti soffiano da nord in Adriatico, libeccio sul Mar Ligure e da direzioni variabili sul Tirreno. Temperature. Minime che non subiscono particolari variazioni, con valori compresi tra 15 e 26 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno ci attendiamo 25-28 gradi al nord, fino a 31 gradi al centro e tra 30 e 34 gradi al sud. Amici, il meteo.it vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 22 settembre, si ricordano i santi Maurizio e compagni. Il nome Maurizio deriva dal latino Mauro e vuol dire dalla pelle scura, moro. Dice il proverbio equinozio di settembre, la notte al dì contende. Sono nati oggi Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Ronaldo. Il 22 settembre del 19 avanti Cristo muore Virgilio, il sommo poeta latino lasciava in eredità l'Eneide, opera a cui aveva dedicato 11 anni della sua vita. Il 22 settembre 1792 è il primo giorno del calendario rivoluzionario francese e dei lavori della Convenzione Nazionale, l'assemblea chiamata a deporre la monarchia e dotare la nuova repubblica di una costituzione. Infine, il 22 settembre 1981 il presidente Mitterrand inaugura il primo tratto del servizio ferroviario ad alta velocità francese, la Parigi-Lione. Denis Diderot ha detto: la saggezza non è altro che la scienza della felicità. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 22 settembre. Ariete, sarà una giornata impegnativa e dai ritmi intensi e faticosi. Sarete anche tipi che di fronte alle sfide non si tirano indietro, ma che fatica. Prima di scendere in campo, studiate a fondo la vostra strategia. Oggi è essenziale per non fare errori. Toro, con la luna in sfolgorante trigono, fattivamente coadiuvata dal sole, da Venere e Nettuno, oggi non avete rivali. Siete baciati dalla buona sorte. Iniziate la settimana in modo piacevole, occupandovi dei vostri interessi preferiti. Meglio di così. Gemelli, la luna passa in un poco affine segno di terra e voi non tardate a subirne gli effetti. Siete insicuri, confusi e questo vi rende nervosi. Ripresa di settimana molto impegnativa, che vi vede indaffarati soprattutto nelle questioni di casa. Cancro, proprio una buona notizia per voi, questa benevola luna in Vergine. Finalmente una questione complicata si sblocca e voi tornate a sorridere. Il proficuo appoggio di Saturno farà il resto, al lavoro riuscirete a recuperare il terreno perduto. Leone, la luna abbandona il segno, ma niente paura, potete comunque contare sul fulgido Giove nel segno, oltre che sui favori di Mercurio e Marte. Il primo giorno della settimana non preannuncia seccature particolari, potete procedere con tranquillità. Vergine, la luna oggi fa il suo ingresso nel segno, ma dati i suoi rapporti contrastanti con più di un pianeta, porta con sé idee un po' confuse. Non abbiate fretta di concludere un affare o di firmare un contratto, domani vedrete tutto più chiaramente. Bilancia, la luna passa in Vergine e interrompe il suo radioso sestile, lasciandovi soli a vedervela con le piccole ma noiose complicazioni legate alla quotidianità. La volontà per dipanare le scocciature non vi manca, metteteci tutta la pazienza di cui siete capaci. Scorpione, i pianeti si stanno dando un grande affare per voi, a partire dalla Luna in un trainante sestile, per proseguire con Venere e Nettuno in armonia al segno.
Precisione ed efficienza non vi mancano mai, ma oggi sono da record. Non fatevi sfuggire l'occasione. Sagittario, inutile starci a girare intorno. Per voi la settimana inizia in modo problematico. Grane imprevisti oggi si sprecano e l'umore si fa grigio. Il settore che vi dà più gatte da pelare è quello del lavoro. Possibili scontri verbali con un superiore. Capricorno, la luna, passando in Vergine, torna ad esservi amica e lo fa in un modo a voi molto gradito, premendo l'acceleratore sul pedale della concretezza. Di solito odiate lunedì mattina, ma non oggi. Troppe le cose piacevoli che vi aspettano per lamentarvi. Acquario, la luna in orbita silenziosa si disinteressa di voi, ma almeno allenta la presa e cessa la sfiancante opposizione al segno. È già qualcosa. Ripresa di settimana indaffarata che vi vede impegnati a raccogliere i cocci dei giorni passati. Pesci. Come recita il vecchio adagio, non tutti i mali vengono per nuocere, neppure l'odierna, sia pur fastidiosissima opposizione della luna al segno, che porterà a galla annose tensioni familiari. Avrete così l'occasione per risolverle definitivamente.